Ancona, Trotta, Redo, Di Stadio, Mantaloni, Zerella. Tutto pronto. E Meroni del Gers. Sua. Ho capito, ma quella che è in doppio tesseramento con Gers. Tutto pronto qui a Costamasnaga, il pubblico delle grandi occasioni, inizia l'ultimo quarto di finale con proprio la squadra del Costa impegnata in campo, la Carossa e Ancona che gioca adesso in casacca rossa, come ho detto adesso, dentro la situazione. Zarella che prende questa prima palla in trazione di parte della Zarella, ancora che è la terza classificata del girone C della 3 ed è una squadra insieme a Bolzano che ancora non ha conquistato la 2 ma deve giocarsi i playoff ovviamente con il miglior numero possibile, giocherà sempre in casa la Bella ma deve fare questo doppio spareggio prima di conquistare la serie A2. Ancora ancora che stanno a rinunciare con la 2 con la sta dando vita a questo campionato che dovrebbe avere questo epilogo poi le prime di maggio. Prova tiro da fuori, forse non va a fare rimbalzo. Ancora il tiro. Costa Mataloni, ancora lo scambio con la compagna, ancora Mataloni che imposta fuori per Zerella, l'attacco delle artigiane, prova il rialzo Costa con Longoni che va in postazione. Maiorano ancora, prova la prova. 0 per lei. Per la Costa. Via il passaggio. Sei bravo. Segui. No. Datti Michi. La lunga per Ancona. Per adesso sono qualificate alle semifinali tutte e due le squadre del girone C che hanno già giocato. Palermo e Stelle Marine, poi Pordenone. Zarella da 3, palla che non va, ribalta Zarella con Longoni, Longoni tira, balla non va, Zarella recupera rimbalzo, 5-0 per Costamasnaga. Bene, buon anticipo, stacca di Michi. Ciao, l'attacco sono a Costamasnaga, mancano il commissario. Domani mattina non c'è partita. Va bene, ciao. Longoni. Ancora per Maiorano. Ancora per altro Maiorano. 7-2. Dovrebbero dire 7 Maiorano, però. Cambia. È tutto Costa che sta giocando. Ancora non riesce a trovare il palla, ancora Giussario prova, palla esce fuori, fa un tiro da 3, spazio di Meroni. Ancona 2, Maiorano 7. Palla volta che gira via. Meroni, 8 secondi per giocare questa palla, Maiorano. Blocco per lei, il pallone poi lo perde questa volta dopo Zarella, prova a impostare Mataloni, anticipa, gira fuori, staccati,
fuori per altro di primo. 75. Molfemi intanto è entrato in campo. Magliorano con la palla arrivata sotto e c'è Marta Peroni, non si è preso fallo a Trotta. Numero 4, Trotta, per il fallo. Costa che non rimessa in attacco, 5:40 al termine del primo quarto. Poi trova questo tiro un po' forzato, Molteni. Questo è un fallo. Il fallo. Fallo è di Meroni. La rimessa è per ancora che si incarica Ridolfo. Siamo Mataloni. Mataloni è Molteni. Garella, Cesario, l'avversario, scivola con la palla ancora Ridolf, altra bomba che solta non va, Maiorano, poi il piede di Fagioni che sbaglia di facile due canali, ancora Sacco, numero 15. Molteni, siamo 7 pari, 5 a 0, poi 7 pari, Maiorano, Ridolf, Mataloni, Ridolf, prova lei, tiro da 3, non va, il rimbalzo è sbagliato, allora il Molteni ha preso il rimbalzo, poi tiro da fuori, da fuori di Bronconi, prova, va a prendere ancora Maiorano, 9 punti, tutti di Maiorano. No. Passa, vieni! 9 Maiorano. Ridolf carica fuori, trova l'entrata di Sario e trova il canestro. 9 pari. Ora Mataloni, fallo su di lei, fatto di Maiorano, lo dice la signora Dora Notari, Mataloni, che arbitra insieme a Marco, il campo del Piero. Vero. Il cambio del Fero, del vale Fero. Cambio a Molteni. 3-10 al termine. Basta, basta! Vai sopra! Mataloni, passaggio a Ridolf, non concretizza Ridolf, subito il contropiede e poi c'è l'errore di passaggio. Sì, posso mandare l'attacco, la regione data lunga. A intercettare il pallone di attacco del Ancona Italia. Trotta. Dai, stai, Dea, dai, 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 vieni! Oh.
Cuba, favore rimbalzo di Zerella, ancora Zerella, due tiri a disposizione, ancora un fallo, Zerella. Cacci, cambio! C'è il cambio, entra la numero 8. Sì. 11 pari il punteggio, Zerella e Lunetta, non va libero, Meroni tranquilla, rimbalzo, nuovamente parità, 7 pari, 9 pari, 11 pari, questo finale di primo quarto. Questo è il gioco per Costamasnaga, prova il tiro, non va, questo è passo rivelata la coppia arbitrale, poi adesso è fischiato adesso. Longoni a impostare il gioco, Maiorano prova ad appoggiare adesso il Maiorano con la scuola che fugge via, la palla che viene persa. Costa la saga. Cambio per Ancona, entra la numero 7 Ballardini, esce la numero 15 Mataloni. Dentro Ballardini e fuori Mataloni. Questo è il come risultato. Adesso è ancora, guarda, ok, esce e riblocchi, vai. Dai bene, gambe, gambe, bravo Michi, bravo Michele. Deve Zerella, il pallone prova a liberarsi, la bocca aria, poi palla ancora, recupera il pallone, Longoni, Marta, Marta, tantissima Michele, basta, Cesario. Allora, poi arriva sotto Bisario, un bel assist su Bisario da parte Ballardini. Quindi siamo nell'ultimo minuto, 13 pari. Ora Masoni prova il gioco a due con Maiorano, ancora Maiorano e Masoni, palla fuori con la numero 4, Depero. L'ultima palla è per Ancona. L'ultima palla ha recuperato il pallone, la difesa di Costamasnaga che può andare a gestire questa palla fino quasi al termine. Masoni non va la bomba, rigiocare il pallone, ma non lo fa. Numero 8, taglia 2, 10 secondi, regala l'ultima palla ad Ancona. Di Ballardini, palla che non va, rimbalzo Zerella, palla finisce il primo quarto, 13 pari, la Costa Massimo e ancora.